Bene, amici di Telefono.net, iPhone 5 contro Xperia Z. Partiamo da dimensioni e materiali, nonché usabilità. Allora, beh, le dimensioni potete rendervi conto voi stessi come siano differenti. Ovviamente un 4 pollici rispetto a un 5 pollici per quanto riguarda il display. Definizione sicuramente maggiore del display sull'Xperia Z, ma poi andremo a vedere nello specifico il display. Vi parlo di materiali. iPhone, alluminio e parti in vetro. Xperia, tutto vetro con una scocca laterale in materiali fibra di vetro. Allora, due ottimi telefoni per quanto riguarda i materiali. Tenendoli in mano si percepisce in entrambi i casi la qualità e la solidità. Sicuramente per quanto riguarda le cadute, i graffi, Xperia Z vince, ma vince anche e soprattutto perché Xperia Z è impermeabile, certificato per andare sott'acqua fino a un metro e starci mezz'ora, e certificato per non avere problemi con la polvere. Quindi da questo punto di vista vince sicuramente Xperia Z. Per quanto riguarda l'usabilità del display, beh, iPhone si riesce tranquillamente a usare con un dito su tutta la superficie, Xperia Z no. Quindi diventa meno ergonomico, usarlo con una mano è difficoltoso, ma diciamo la verità, questo può non essere un grosso problema se lo utilizziamo con due mani. Ma andiamo a parlare subito di display, e per farlo entro nel mio account Dropbox, vado da tutte e due le parti, lo faccio in diretta così vedete anche la velocità dei due sistemi, nella cartella che ho per fare le demo del display, test display da tutte e due le parti, e qua ho una serie di immagini. Allora, inizio col dire che i display sono settati in questo momento al 50% di luminosità con il sensore automatico attivo. Già qua vi potete rendere conto di come, pur essendo l'Xperia Z più definito perché ha una densità di pixel maggiore, abbia una leggibilità leggermente inferiore. Andiamo a vedere per esempio un'immagine di test, questa qua con tutto il fondo nero con le scritte. Questa qua è la stessa immagine che sto proiettando sui due telefoni. Torniamo indietro. Ve lo puoi far vedere l'esempio della schermata completamente bianca in entrambi i telefoni. Ok, torniamo indietro, poi proverò a modificare la luminosità e vediamo anche invece una immagine molto molto colorata. Qua vi faccio vedere anche come l'angolo di visione dell'Xperia Z sia inferiore rispetto a quello di iPhone. Se io ruoto i telefoni, guardate come i colori rimangono più definiti, più leggibili, diciamo, su iPhone rispetto al Xperia Z. Ovviamente adesso c'è un po' di luce ambientale. Adesso facciamo un test invece aumentando al massimo la luminosità. Ok, andiamo qua, togliamo la luminosità automatica e mettiamo al massimo la luminosità. Torniamo a Dropbox da tutte e due le parti. Questo è sempre l'immagine di prima, mentre torniamo al bianco e poi faccio vedere il nero. Questo è il bianco, luminosità leggermente superiore su iPhone, e il nero, eccolo qua, da entrambe le parti, visto, ripeto, alla massima luminosità su entrambi i telefoni. Vedete che il nero è più profondo su iPhone. Questo sia con la luminosità al massimo sia con la luminosità automatica. Direi di tornare sulla luminosità automatica perché è comunque il parametro che direi funziona meglio, luminosità automatica con scala sulla metà. Visti i display, andiamo a parlare invece di telefono in generale. Qui sto usando un'interfaccia che non è la classica Xperia ma è Nova Launcher. Andiamo sull'interfaccia invece stock di Sony e iniziamo a parlare di parte telefonica. Allora, parte telefonica funziona bene da entrambe le parti. Devo dire che l'audio di iPhone è leggermente meglio in capsula rispetto all'audio di Xperia Z. Viva voce vince iPhone, dall'altra parte si sentono molto bene con entrambi i telefoni. Ricezione, siamo pari.
In LTE invece è leggermente meglio iPhone 5. Batteria, anche qua, pur avendo una batteria molto più grande Xperia Z, però deve gestire un display molto più grande con una risoluzione decisamente più alta, sono anch'esse, anche qua, pari. Purtroppo un po' deludenti entrambi i telefoni. Con entrambi i telefoni io non riesco ad arrivare a fine giornata. Andiamo nell'email, andiamo su una mail in HTML, come vedete la velocità di caricamento è pressoché uguale, più fluido lo scorrimento su iPhone, invece bisogna spostarsi per leggere tutta la mail su Xperia Z, ma questo è un problema di Jelly Bean. Torniamo indietro, vi parlo di parte web, quindi andiamo nel browser, andiamo in Safari e in Chrome. Più che telefonia.net, che su iPhone gira male, questo è veramente un assurdo per un sito di telefonia avere un sito che gira male su dispositivi mobili, andrei sul sito della Repubblica. Perché non vado sul Corriere? Perché su iPhone non è possibile utilizzare il sito desktop, perché il browser di serie sempre ovviamente non supporta il sito desktop. Andiamo alla versione classica, anche qua andiamo su Repubblica.it, ce l'ho qua. Quindi la velocità di caricamento direi simile. Qua c'è la possibilità su Android di richiedere il sito in desktop. Ecco, ci siamo da entrambe le parti. Ovviamente qui la leggibilità, ma più che la leggibilità, la godibilità di internet su uno schermo da 5 pollici è innegabilmente migliore rispetto ad iPhone. Andiamo a vedere. Non ha preso il comando, torniamo indietro. Aspettiamo che carichi, che sia a posto. Ok, riproviamo a cliccare entrambe le parti. Xperia Z ha deciso di non prendere il comando. Come mai? Oh, caro Xperia Z, perché ci fai questi scherzi? Ma più che Xperia Z direi che qua è Chrome che ha qualche problema. Niente, torniamo indietro, non riusciamo ad aprire questo titolo, proviamo ad aprire un altro. Intanto vi faccio un po' di pan e pinch to zoom per farvi vedere come Chrome sia ancora indietro rispetto al browser di iPhone. Proviamo ad aprire la news di Pistorius. Mi sa che la Repubblica ce l'ha con me, perché non apre i link, guardate. Niente da fare. Non so se è la pubblicità tutto intorno che rallenta in questo momento Chrome, ma devo dire che non si apre nessun link, guardate. Proviamo con un altro sito, andiamo su libro.it, vediamo un po' se ci va meglio. Libro.it. Andiamo anche di qua. Ok, qua siamo già sul sito desktop perché prima gliel'avevamo richiesto. Andiamo su questo link, probabilmente era un problema del Corriere, perché adesso vedete come su Libero funziona tranquillamente. Pinch to zoom, ci spostiamo col pan e ovviamente anche qua potete vedere come su iPhone sia tutto più fluido. Ripeto, problema secondo me non di Xperia Z ma di Chrome, con altri browser è più fluido anche Xperia Z. Parliamo di multimedialità, beh qua fotocamera da 8 megapixel contro una fotocamera da 13 megapixel su Xperia. Opzioni decisamente migliori, maggiori e più complete sull'Xperia. Guardate quante sono le opzioni, possibilità di usare l'HDR anche nei video. Le opzioni di iPhone sono veramente scarse sia per quanto riguarda i video sia per quanto riguarda le foto. Non si può scegliere la risoluzione su iPhone, mentre si può scegliere praticamente qualsiasi parametro su Xperia Z. I risultati delle foto direi che sono comparabili, sono molto buoni da entrambe le parti, col plus di Xperia Z, anche se non è stato studiato per questo, di poter fare anche le riprese subacquee. Io ho fatto un test in piscina e sono riuscito a fare una ripresa sott'acqua. L'unico neo sott'acqua è il problema di non riuscire a usare i comandi. iTunes contro Walkman.
Per quanto riguarda la qualità dell'audio è ottima da entrambe le parti. Torniamo all'inizio di tutti e due i telefoni e li facciamo partire praticamente in contemporanea. Alzo prima uno poi l'altro, così sentite la differenza. Xperia, facciamo così, e adesso alziamo il volume di iPhone. Allora, vi posso dire che a orecchio, paragonati qua con l'altoparlante di sistema, suona leggermente meglio iPhone, ma anche Xperia col suo altoparlante laterale suona bene, e soprattutto Xperia suona molto bene con le cuffie. Quando inseriamo le cuffie, che sono dietro questo sportellino che garantisce l'impermeabilità, suonano veramente bene entrambi i telefoni, con, secondo me, una leggera preferenza di Xperia Z. Torniamo alla home page. Dopo aver visto questa, la multimedialità, dopo aver visto tutte queste cose, vi parlo di mie sensazioni. Allora, qua è una questione veramente personale, perché siamo con iOS contro Android. Quale va meglio? Beh, se preferite la portabilità, se siete schiavi di Apple, quindi siete degli Apple fan, vi piace anche l'ecosistema di Apple, quindi il suo iCloud, iPhone 5 rimane un'ottima scelta, sempre molto usabile, sempre molto comodo. Il problema di iPhone è che è lui ormai da tante generazioni, lo migliorano un pochino, ma alla fine l'esperienza è quella e la conosciamo, forse un po' noiosa. Per quanto riguarda invece Xperia Z, c'è questo grande plus dell'impermeabilità, della resistenza, un design secondo me veramente azzeccatissimo, molto bello. Per quanto riguarda le prestazioni, attualmente, pur avendo un quad core, è meno fluido e leggermente più lento. Questo non comporta praticamente nulla nell'uso quotidiano, sono forse un po' pippe da video recensione o da geek, però in realtà ci sono. Per quanto riguarda il display, pur avendo un Full HD, il Sony mi ha un po' deluso, perché iPhone, avendo la stessa tecnologia TFT, ha un display migliore. Per Telefonia.net, Andrea Galeazzi.